Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Un mesetto fa, ormai a New York, c'è stato uno degli eventi hip hop più aspettati ogni anno, lo Yams Day, giornata in memoria di uno dei fondatori dell'ASAP Mob, o ASAP Mob che dir si voglia, ossia un collettivo newyorkese che penso conoscerete ormai tutti. E questo grande evento, oltre ad essere un modo per ricordare Yams ormai morto da un paio d'anni, è sempre un buon pretesto per ricordarsi di tutta l'ASAP Mob. Sono stato quindi ispirato per parlarvi di questo collettivo artistico a 360 gradi. E sta ancora facendo impazzire praticamente tutti gli ascoltatori hip hop e rap new school. I membri del collettivo ASAP sono diversi: ASAP Rocky, Ferg, Yams, Hills, Smokey Margiela, 12 Nex, Nest, Barry, Ant, lo storico Lou, Ty Beats e non solo. Ma in America sono conosciuti e rispettati tutti, in quanto bene o male tutti hanno contribuito nella diffusione della trap e più in generale di tutta la cultura hip hop. Ma quindi chi sono? Di base tutto è iniziato nell'Harlem, a New York. Da anni famoso per i jazz club, il soul e di base per il grande patrimonio culturale afroamericano. E la Mob venne fondata qui, ufficialmente, si dice, fra il 2006 e il 2007, nonostante in realtà iniziarono ad andare up solo nel 2011. Ma soprattutto fu fondato dai tre moschettieri, ASAP Yams, ASAP Barry ed ASAP Hills. Il tutto sembra essere partito da una inizialmente vaga idea di voler creare un collettivo di persone capaci, che fossero in grado soprattutto di comunicare qualcosa. Il tutto quando avevano circa 17 anni. E quindi Yams, Barry e Hills decisero di creare questo nuovo collettivo, la Mob degli ASAP. Che di base ASAP è una sigla, spesso confusa, gran cazzata assolutamente da non fare, ma spesso confusa con As Soon As Possible. Significa il più presto possibile ed è una sigla usata di solito nei messaggi. Come infatti disse anche Barry in un'intervista qualche tempo fa, ASAP sta per Always Strive and Prosper, ossia lottare e prosperare, fiorire, svilupparsi sempre. E l'idea del nome arriva proprio da Yams, Yamborghini appunto, il secondo dei tre fondatori, diciamo, che in più spiegò che loro non solo lottano e prosperano sempre, ma accumulano status e potere, fanno e contano sempre soldi e ancora assassinano snitch e polizia. We always strive and prosper, we trying to accumulate status and power. We always stack and always paper chasing. But it's still, we assassinate snitches and police. Yams e le Barry hanno quindi dato il via a tutto, per poi contattare altre persone e principalmente aggiungerle alla Mob, come potrebbero essere Ferg, 12, Nest, Ant, eccetera eccetera eccetera, tutti di base con in comune la sigla ASAP all'inizio, e più o meno praticamente tutti che vengono dall'Harlem. Questo gruppo di amici quindi alla fine è riuscito in qualche anno a rimodernizzare non solo la musica hip hop, ma anche la moda, essendo loro cantanti, producer, fashion designer, manager e non solo. E quindi per parlare bene di loro partirei in realtà dal settore più influenzato, la musica, ambito che principalmente è stato sempre gestito da Yams, che non rappava ma gestiva tutto proprio da dietro le quinte, tanto che all'inizio inizio pare avesse un suo sito chiamato Real Nigga Tumblr, ormai una leggenda, in cui propsava i primi pezzi dell'ASAP Mob. Ma il primo boom vero è arrivato grazie all'artista alla fine più influente di tutto il gruppo, direi, Rocky, il cui punto forte è stato differenziarsi grazie allo stile, con uno stile energico e catchy nelle basi, accompagnato ovviamente all'impeccabile flow, metrica e stile di Rocky. Come disse anche Ferg, ben diverso dal classico rap newyorkese, solitamente lento e ritmato. Ma, dal punto di vista marketing, come dicevo prima, tutto ovviamente gestito da Yams, che però rimaneva dietro le quinte, e invece le produzioni erano affidate a ASAP TI Beats o 12. E hanno iniziato proprio così, fino al 2011, quando è uscito Purple Swag, ossia in pratica la canzone di debutto di Rocky, che l'ha aiutato nel grind tanto da farsi conoscere dalle major e farsi firmare un contratto da milioni di dollari con Polo Grounds ed RCA Records. E una volta arrivato questo primo contratto, secondo me, hanno fatto proprio la giocata. Sembra infatti, i numeri non sono certi, ma sembra che Rocky avesse firmato un contratto da 3 milioni e avesse deciso di dividerli in due, 1 milione e 7 per sé e 1 milione e 3 per la Mob. E Yams, che non era scemo per un cazzo, con la parte dei soldi ha fondato la ASAP Worldwide. Rocky ovviamente è continuato ad andare avanti, droppando nel frattempo il suo primo mixtape, Live Love ASAP, nel 2011, seguito da Long Live ASAP, prodotto da ASAP Nest, ad esempio in Trilla, per citare un altro membro, seguito poi dall'album del 2015 As Long Last ASAP, e poi Testing, uscito ormai già 2 anni fa. Tutto ciò sempre affiancato dai suoi soci, tanto che contemporaneamente a lui, già nel 2012, il gruppo non è stato a guardare, ma tutti assieme hanno rilasciato il loro primo mixtape, Lords Never Worry, anche chiamato Lords $, primo mixtape appunto proprio della Mob al completo, fra cui, fra le molte canzoni, vi suggerisco ad esempio Purple Kisses, la famosissima Trillmatic prodotta da ASAP Nest, ma rese anche famoso il mixtape la hit War
Work di ASAP Ferg. Proprio una hit in tutti i sensi, che soprattutto ha fatto sì che anche il nome di Ferg emergesse nel rap game. Tanto che un anno dopo il release di Work, nel 2013, ha firmato con la stessa etichetta di Rocky, Polo Grounds ed RCA, rilasciando il suo album di debutto Trap Lord lo stesso anno. E questo è come hanno iniziato, ma come abbiamo detto da subito, una delle icone è proprio Yams, ossia Steven Rodriguez, che è sempre stato un punto di riferimento per tutti loro. Aiutava addirittura nella produzione proprio dei pezzi oltre che al management, ma purtroppo morì il 18 gennaio del 2015 per overdose accidentale di farmaci, probabilmente causata dalla troppa lean. Ciò segnò veramente tutti e, per ricordarlo appunto, fu organizzato lo Yams Day, il cui ricavato va alla madre, che in realtà ormai è diventato talmente commerciale che potrebbe essere addirittura criticato. Infatti sembra si stia un po' cambiando dall'idea di farlo solo per ricordare Yams, ma non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Ad ogni modo, nessuno si è staccato mai da lui. Nonostante la sua morte, sono rimasti tutti uniti, e proprio nel momento in cui la mob stava prendendo il volo, hanno fatto tutto il possibile per portare a termine l'idea di Steven. Infatti il vero boom della mob al completo, mi verrebbe da dire, che è arrivato nel 2015, ahimè proprio dopo la morte di Yams, ossia quando è stato rilasciato il primo Cosy Tapes, che, come disse Rocky, contiene tutti i piani che aveva Yams, tutti gli artisti con cui fotteva e con cui avrebbe voluto fottere, con chi avrebbe voluto che ogni artista fottesse e quali gli interessavano davvero. Ed il tutto non fu a caso, ma prese la situazione in mano proprio Rocky, si basò su vecchie note di Rodriguez, che appunto diedero alla luce il primo Cosy Tapes, Friends, con feat assurdi come Wiz Khalifa, Carti, Uzi, Yari, Offset, Tyler e non solo. E le canzoni migliori sono in realtà praticamente tutte 12, ma di base Lamborghini High è diventata veramente famosissima, contribuendo un sacco al grind del gruppo e alla memoria di ASAP Yams. E anche Runner, ad esempio, è una delle tracce simbolo in feat con Uzi. Ma davvero, dovessi fare una lista, penso che ve le direi tutte. Quest'album quindi è diventato praticamente un vero simbolo, tanto che un anno dopo hanno fatto il volume 2, ossia Too Cosy, uscito nel 2017. E oltre ad essere anche questo un simbolo, ma forse meno dell'uno, penso sia uno degli album più belli che siano mai stati rilasciati. Lo preferisco anche al primo. Anche qui le tracce che preferisco sono Perry A, Wrath, First Year Being Rich, oppure Get The Bag, ma davvero sono belle tutte. E lo stesso nel 2017, oltre al Cosy Tapes volume 2, è stato organizzato il primo Yams Day, proprio il 18 gennaio, da sempre con tantissimi ospiti e spettatori. E così chiuderei il circolo con l'influenza più grossa proprio nella musica. Ma non dimentichiamoci che hanno influenzato un sacco anche il mondo della moda. E non si può concludere un video sulla ASAP Mob senza citare almeno una volta Hills, che è anche amico ad esempio di Ian Connor, ma di base è una grande personalità nel mondo della moda, piuttosto che Barry e la sua Villon. Appunto, era anche lui, assieme a Hills, uno dei fondatori della mob, e fu ad esempio colui il quale fece incontrare Yams e Rocky. E soprattutto non è un rapper, cosa a cui lui tiene tantissimo. Infatti è un fashion designer e lanciò Villon, aiutato da tutti, Rocky, Carti, Yuna, The Activist, eccetera, e con l'idea di base di non creare un brand, ma creare un qualcosa di un po' più grande, stando sempre ovviamente dietro la crescita dei suoi amici, quindi facendo tutto in collettivo proprio. Tanto che riuscì a lanciare la sua prima collezione di Villon nel 2014, con l'aiuto di Rocky appunto, e proprio quando tutti stavano iniziando ad acquisire notorietà. Ovviamente il brand fece uscire tutti di testa, essendo spesso anche vestito dai rapper stessi, e segnando praticamente un posto nella storia dello street. Si potrebbe dire in generale un posto nella storia dell'hip hop, essendo alla fine tutto collegato quando si parla di loro. In più, nel 2017 Villon entrò in una partnership con Nike, e da quel momento praticamente non si vedevano altro che Big V's sui vestiti delle persone, e diventò un simbolo tale nel rap game da essere citato in più di 200 canzoni dal 2014 ad oggi. E non di artisti a cazzo, ma stiamo parlando tipo di Gunna, Lil Uzi, Playboi Carti, ASAP Rocky appunto, e Ferg e tutta la mob, Lil Tecca o Nav. E a proposito, fa parte della mob, nonostante sia entrato più recentemente, Smokey Margiela, che è entrato solo nel 2017, essendo un 2002, che però rappa da quando ha 14 anni, quindi spacca veramente i culi e da sempre è supportatissimo da tutti. E giusto per concludere la ciliegina sulla torta, anche Rocky ovviamente ha detto la sua nell'ambito della moda, portando Raf Simmons, Dior e facendo le collaborazioni con Calvin Klein ad esempio. Ed anche lui è da sempre appassionatissimo ai vestiti e lo si vede. E questo di base dovrebbe essere tutto. Ho provato a dirvi in meno tempo possibile tutto quello che c'è da dire alla fine secondo me sulla ASAP Mob. Ovviamente potrei aver dimenticato qualcosa, in caso fatemelo sapere in un commento qua sotto. Spero che il video vi sia piaciuto e che perlomeno abbiate potuto imparare qualcosa di nuovo, magari conoscere giusto qualche nuova traccia della ASAP Mob. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate dello Yams Day. Penso di aver detto
detto in questo video troppe volte, avere il record di quante volte ho detto ASAP in un solo video. Quindi niente, spero vi sia piaciuto, vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo su Instagram questo venerdì con un nuovo video.